Buongiorno a tutti, sono chef patron Nicola Batavia del ristorante Birichini di Torino. Oggi vi ho portato una ricetta che sono gli involtini di vitello ripieni di ricotta con queste olive pugliesi, le patate e i pomodori a grappoli. Gli ingredienti sono 300 g di carne di vitello presa dalla fesa di vitello, 10 olive labella di cerignola dei sapori di dintorni, abbiamo 2 pomodori a grappoli, 100 g di patate lesse, 100 g di ricotta salata, quella infornata, olio extravergine di oliva quanto basta, sale, pepe e qualche foglia di origano fresco. Bene, iniziamo allora a cucinare, così vi faccio vedere questa ricetta veramente semplice, potete fare a casa. Abbiamo la ricotta, la mettiamo qua per creare la farcitura di questa carne. Ho preso le olive e le ho snocciolate e le vado a tritare, non troppo finemente, perché è così in modo che quando si va a mangiare un po' si sente un po' la grana dell'oliva, anche perché poi questa oliva è veramente buona, è pugliese ed è dei sapori dintorni. La mettiamo nella ricotta, ci mettiamo un po' di olio extravergine di oliva, delle foglie di origano fresco. Questa è l'Italia, vedete, noi siamo fortunati ad avere ingredienti pazzeschi, dal nord al sud c'è il mondo che ci invidia. Il profumo è celestiale, direi. Lo tritiamo, aggiungiamo sempre grossolanamente nella ricotta e qua metto un po' di pepe in grani e vado un po' ad amalgamare il tutto. Deve essere, in poche parole, un formaggio grattugiato condito. Poi a vostra fantasia potete anche usare un altro formaggio in ogni caso. Però la ricotta, diciamo che ha il suo perché. Poi stendiamo le fettine di vitello. In questo caso qua ci mettiamo un pochettino di sale. Mi seguite? Attenti, eh? E andiamo a farcire con il formaggio, le olive, l'olio e le foglie di origano fresche. Adesso creiamo degli involtini. Fate caso che io mi aiuto con le mie dita per amalgamare bene la farcitura e vado a girare. Chiudo e giro, vedete? Molto semplice. Andiamo a chiudere con lo stuzzicadente, in questo modo. Noterete che in padella cucina dopo 3 minuti, 4 minuti è cotta, anche perché le carni non devono essere, in questo caso, non devono essere cotte troppo. Metto l'olio e vado a cuocere le carni. L'olio è forte, potete notare. Intanto vado a tagliare il pomodoro a grappolo. Lo vado a tagliare in questo modo, intanto che cuoce. Avete tutto il tempo necessario per tagliare il pomodoro. E qui vado a creare dei cubetti. Nel contempo io andrò a bagnare con dell'acqua o brodo vegetale, quello che avete. Sicuramente se avete del brodo vegetale è più piacevole, però va bene anche l'acqua. Vedete, la carne ha già preso un pochettino di colore, quindi è una ricetta immediata. Poi vado ad aggiungere il pomodoro. Sapete come ho deciso di servire questo piatto? A parte il contenitore, che sarà diverso perché non è mia abitudine usare solo piatti di porcellana, però vado a dare un contorno con la patata bollita, che ho fatto bollire in acqua bollente e non in acqua fredda. Mettete la patata con la pelle in acqua bollente, così preserva il sapore della patata. Qui vado, ve lo farò notare, a schiacciarla e a condirla solo con dell'olio e appena appena sempre un pochettino di ricotta, in modo che non è una purea di patate, però è una patata schiacciata molto saporita. Seguitemi, Mentre l'involtino cucina, vi faccio vedere una cosa molto veloce. Questa patata che ha bollito ed è stata pelata, la vado a schiacciare con la mano, in questo modo, Quindi dovete neanche usare un passaverdure, niente. Non dovete neanche sporcarlo, addirittura io vi rendo la vita facile. Ci mettete il sale, un po' di formaggio che io ho usato per farcire gli involtini, ma a questo punto potete mettere poi quello che volete, non solo anche formaggio, potete mettere tutto quello che veramente la fantasia in una cucina non ha limiti, soprattutto se amate veramente il gusto e se vi divertite. Quindi io metto un pochettino di olio, lo vado a schiacciare in questo modo qua.
Potete usare anche una forchetta. In questo modo, vedete? Molto semplice. Questa patata è tiepida. Ecco, siamo quasi a termine cottura. Io aggiungo appena appena un po' di brodo, o ripeto, anche un pochettino di acqua. Faccio stringere il pomodoro, questo brodo. La carne lascia questa piacevolezza, questo gusto al brodo. Metto questi involtini in questo piatto perché io poi adesso li vado a tagliare. Tanto faccio stringere la salsa, come potete vedere. Tolgo gli stuzzicadenti. Semplice, vero? Adesso mi vedete dire, guarda, Nicola Battaglia nella sua semplicità ha creato una cosa anche simpatica. E qua andiamo a tagliarlo e creiamo questa sorta, vedete che bello? Guardate, se mi vieni vicino, guarda che bello. E in questo punto il pomodoro è pronto e vado a mettere dei gruppetti di pomodoro. Come potete notare, non ho usato un piatto classico di porcellana, perché io non sono classico, sono un po' birichin, come il nome del mio ristorante. Quindi vado ad adagiare gli involtini qui sopra, poi per spezzare un pochettino e dare movimento al piatto ne facciamo uno leggermente aperto, così, ovale, ancora questa parte qua. Adesso mettiamo la patata che l'accompagniamo ad ogni involtino, in questo modo qua, come contorno, vedete? Così, ecco qua ad esempio mi piace metterlo sotto, che va a insaporire anche un pochettino il pomodoro. Anche qua idem, me la metto sotto. Non ho bisogno di finire con olio o altro, perché qua, come potete vedere, il pomodoro è lucido e c'ha il suo olio. Questa è una ricetta molto semplice per voi e vi saluto tutti. Ciao, ciao a tutti.